Buongiorno dolcezze, eccomi ritornata con un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un acquisto che penso potrebbe essere molto utile a voi creative ed è la mia softbox o lightbox o non lo so come volete chiamarla che ho acquistato su AliExpress. L'ho già utilizzata, quindi vi posso dire anche se funziona o no, se vale la pena comprarla. Allora, in realtà io mi ero già fatta una scatola fatta a mano, diciamo, riciclando del cartone per fare le foto appunto con lo sfondo bianco, quelle foto insomma belle dove non si vede l'ombra dietro, dove non ci sono troppi cambi di luce. E grazie a Francesca Piombino, che ti saluto, ciao Fra, se stai guardando il video, che aveva messo questo tutorial che aveva trovato online su come fare fai da te una lightbox, me l'ero fatta e devo dire che funzionava, però era stra mega ingombrante perché praticamente rimaneva dimensione scatola gigante così, e in casa non sapevo dove mettermela. Quindi alla fine ho spulciando su AliExpress, che come vi ho detto contiene la qualunque, cioè potete trovare qualsiasi cosa su quel sito lì, è un sito cinese, infatti ci ha messo un mese qualcosa ad arrivare. Insomma, ho trovato queste lightbox. Allora, il fatto è, mi è arrivata innanzitutto dentro questa scatolina, questa bustina nera anche piccola, perché guardate rispetto alla mia mano, e all'interno c'era questo, che io adesso non so più come far rientrare qua dentro perché si dovrebbe piegare tipo, non so se conoscete le tende, quelle della Quechua, quelle che le lanci e si aprono, è così, praticamente come quelle tende lì, poi non si richiudono più, le tende da campeggio intendo io. Non so se voi siete mai state in campeggio con quelle tende lì, ma poi non le riuscirete mai più a chiuderle. Vabbè, chiusa questa parentesi, io non riesco più a farla rientrare qua dentro. Vabbè, è rimasta di questa dimensione così, ma va benissimo perché ha uno spessore minimo, quindi la infilo ovunque e non occupa assolutamente spazio. Perché sta impazzendo il fuoco? Vabbè. E quindi vi ho detto, mi è arrivata dentro questa busta che conteneva anche queste cose che adesso vi faccio vedere. Allora, questi praticamente sono i teli con cui poi voi, questo è per chiudere l'apertura della lightbox, e poi ci sono dei teli per lo sfondo e ci sono di tre colori diversi, che sono, anzi quattro, che sono rosso, nero, blu e bianco. Sono semplicemente dei teli che hanno, vedete, lo strap, che voi potete attaccare dentro alla vostra lightbox per fare lo sfondo bianco. Adesso ve la apro e ve la faccio vedere come è aperta. So che l'inquadratura non è delle migliori, ma non sapevo come farcela entrare praticamente. Allora, infatti io sono in piedi qua, non vedo neanche niente. Allora, sì, qua c'è un, sì, vabbè, ci sono dei fogli bianchi che ho lasciato dentro. Allora, vedete, praticamente ha questi ferri di metallo, ma sono flessibili, e questa tela molto scricchiolina, non so, che una tela, sembra quasi quelle tele impermeabili. Quindi una volta aperta bisogna tipo sbloccarla e si apre tutta diventando in questo modo. Adesso stacco il telefono e ve lo faccio vedere perché sennò non si capisce niente. Allora, eccola qua dal vivo, sembra quasi, se sapete, quelle cuccette che fanno per gatti, non lo so. Comunque io ho scelto questa dimensione che adesso non ricordo quale fosse precisamente, e come vi ho detto prima, questa servirebbe per attaccato qua ai suoi, certo ora con una mano, come dire, non riesco a fare nulla, comunque. Ecco, attaccato così, praticamente voi dovrete fare entrare la mano dentro per fare col cellulare a macchia fotografica per fare la foto e schermare ancora di più la luce, ma io non lo uso perché funziona anche senza. Quindi, aspettate che non ci riesco. Mi verrà il mal di mare a vedere questo video, vabbè. Poi, come vedete, in fondo ci sono gli altri quattro strap per attaccare il telo che vi ho fatto vedere prima, cioè
questi e potete voi scegliere il colore dello sfondo più adatto. Ora, siccome io sono pigra, le prime foto che ho fatto le ho fatte semplicemente inserendo dentro dei fogli bianchi. Ho messo qua, appoggiato qua sopra la mia creazione e scegliendo la stanza con la luce migliore, insomma, facendo entrare al meglio la luce, ho fatto la foto. Ovviamente dovrete mettere qualcosa qua, perché come vedete qua non è tanto bianco, quindi il telo che in dotazione dovete metterlo per forza, oppure usare degli stratagemmi tipo questo, mettere un foglio di carta bianco, anzi questi non sono uno ma sono vari fogli di carta bianchi. Cosa dirvi di questo aggeggio? Secondo me funziona. Allora, innanzitutto sta avendo il fiatone, cavolo. Allora, innanzitutto l'ho pagato pochissimo, tipo 10 euro, una cosa del genere, comprese le spese di spedizione dalla Cina. Ci ha messo un mese ad arrivare e il suo lavoro lo fa, nel senso che ho fatto le foto agli orecchini e sono venute bene, sono venute con lo sfondo bianco, poi io comunque al computer le ho leggermente modificate, perché vanno sempre un po' modificate le foto, a meno che insomma non siano venute perfette, però insomma, secondo me il suo lavoro lo fa. Poi la cosa bella, come vi ho detto prima, è che si, vedete, si richiude e ha veramente una dimensione piccolissima, cioè voi poi potete infilarvelo in casa dove volete e non vi dà assolutamente noia. Poi se siete brave a chiuderla ulteriormente nella dimensione piccola e farla entrare qua dentro, anche meglio. Ma comunque, niente, mi sembra un ottimo oggettino. Allora, ok, l'ho riappoggiato così, non mi viene più mal di mare. E quindi niente, cosa dirvi? È una review positiva nel mio caso. Allora, ovviamente non è una cosa super iper professional da fotografi, perché come potete vedere anche un po' sgualcitino così, ma insomma, per noi creative che non ci servono le cose da 200 milioni di euro, anche perché, cioè, io personalmente non posso spenderli così tanti soldi, perché non li guadagno vendendo le mie creazioni, e quindi va più che bene. Io ve lo consiglio. Se riesco a ritrovare proprio il link diretto a questo venditore ve lo metto, ma comunque potete trovarne a bizzeffe semplicemente digitando su AliExpress nella, come si chiama, barra di ricerca, lightbox o softbox, e vi vengono fuori un sacco di risultati di ricerca molto carini, cioè molto carini, nel senso, poi scegliete voi quello che vi piace di più, state attenti, come vi ho detto nel video precedente, ai feedback dei venditori, e niente, poi avete fatto, insomma. Quindi io ve la consiglio se siete alla ricerca di una lightbox, se vi piace fare le foto con sfondi diversi o con la luce totalmente bianca. E niente, siccome sono già 8 minuti, vi saluto, vi mando un bacione, ciao ciao!